Buonasera e ben ritrovati con il secondo appuntamento con Status Quo. Prima di addentrarci nell'argomento che tratteremo questa sera, vorrei darvi qualche aggiornamento sulle vicende che riguardano lo scorso tema trattato, vale a dire la ferrovia Benevento-Napoli. Ci sono importanti novità. Lo scorso 1° marzo c'è stata una riunione tra il presidente dell'EAV, Umberto De Gregorio, e il direttore operativo Pasquale Sposito. È stato fatto il punto sui lavori di ammodernamento da realizzare nei prossimi mesi. I lavori sono cominciati l'8 marzo e, secondo le dichiarazioni rilasciate al termine della riunione, termineranno in tempo utile per riaprire la ferrovia il 30 agosto. La tratta infatti è momentaneamente sospesa ed è stato avviato il servizio di trasporto dei bus sostitutivi. Da sottolineare che a questo incontro sono stati invitati tutti i sindaci attraversati dalla linea, ma solo due tra quelli caudini hanno partecipato: il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua, e il sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano, con la speranza che in futuro il coinvolgimento e la partecipazione saranno maggiori. Noi monitoreremo la situazione e naturalmente vi terremo aggiornati. Ora piccola pausa pubblicitaria e ci ritroviamo subito dopo per il secondo appuntamento di Status Quo. A tra poco. Capita a volte di focalizzare l'attenzione politica, sociale o in generale su alcuni temi, lasciandone da parte quasi per riflesso altri. È un'attitudine questa però che non può manifestarsi quando i temi in questione sono particolarmente delicati e vicini a noi. È il caso della discarica ai Tre Ponti, chiusa da ormai 15 anni, ma abbandonata a se stessa come in un profondo riposo sotto all'apparente tepore dei teli consumati che la ricoprono. Il deposito di smaltimento situato nel comune di Montesarchio è solo la punta dell'iceberg di tanti fenomeni incresciosi da non sottovalutare nel territorio della Valle Caudina, fenomeni purtroppo dovuti alla cattiva gestione dei preposti, alle disattenzioni di chi amministra, agli scarichi di responsabilità di chi gestisce da un punto di vista politico. È così che con i servizi che abbiamo realizzato e che vi proporremo nella puntata di oggi vogliamo provare a smuovere coscienze e spine dorsali, a stimolare l'attenzione che a lungo è stata distolta su un fenomeno che abbiamo sotto gli occhi e anche sotto il naso. Se è vero che dalla città di Benevento si possono apprezzare all'alba e all'imbrunire i sinuosi e delicati lineamenti della celebre dormiente del Sannio, è vero anche che alla sua ombra, protetta dai tre ponti che la scavalcano, si stende un'altra dormiente, la discarica di Montesarchio. Oggi poniamo luce su quell'ombra, oggi risvegliamo la discarica dormiente. Ora Status Quo può cominciare.
fornirvi un quadro completo della situazione drammatica in cui versa la discarica ai Tre Ponti, ma è difficile esprimere a parole la cornice che la avvolge. D'altronde le parole non servono quando le immagini parlano chiaro, così per sottolineare la gravità del tema che stiamo trattando, per prendervi per mano e portarvi sul posto, vi lascio guardare queste immagini che abbiamo raccolto. È una discarica della morte. Fuoriuscita di percolato. Sei persone purtroppo non ce l'hanno fatta, si sono suicidate. Risultati zero. È una bomba ecologica a tutti gli effetti. Cioè, di chi è la colpa? La politica adesso deve trovare delle soluzioni. Quando sarà lungo ancora questo calvario per noi? Il video che abbiamo appena visto è una sintesi di quello che vorremmo raccontarvi questa sera e delinea lo status quo della discarica Tre Ponti. Ma vediamo come siamo arrivati a queste condizioni. Ripercorriamo brevemente la storia, la vita della discarica. La discarica di Tre Ponti di Montesarchio nasce nel 2006 per far fronte all'ennesima emergenza rifiuti in Campania. Nasce su approvazione del prefetto Corrado Catenacci, l'allora commissario all'emergenza rifiuti in Campania, che individua il sito Tre Ponti idoneo alla formazione di una discarica di 400.000 metri cubi di rifiuti. Nell'aprile dello stesso anno inizia lo sversamento dei rifiuti ad opera della FIBE, società di smaltimento, che saranno ben più di quanto previsti e non proverranno esclusivamente dalla provincia beneventana, ma da tutte le altre province campane. Tant'è che nel settembre 2006 la Procura di Benevento apre un'inchiesta sulla natura dei rifiuti, che saranno poi considerati non idonei per tipologia e umidità. Cita in giudizio il prefetto Catenacci e la FIBE. Il primo sarà rilasciato per non aver commesso il fatto, la seconda verrà condannata nelle figure del legale rappresentante e del responsabile ad un anno e sei mesi per disastro ambientale. Tolta la FIBE, la discarica di Tre Ponti sarà poi gestita dalla provincia di Benevento nelle vesti della SAMTE e dal Consorzio Unico di Bacino Napoli Caserta. La prima vanta nei confronti della seconda un debito di 10 milioni di euro per la gestione dei rifiuti, per la messa in sicurezza e costi pregressi. Dopo un gioco delle tre carte durato anni in cui la responsabilità del sito passava saltuariamente da un ente all'altro, è la provincia di Benevento a prenderne nel 2018 la completa gestione, dato che il consorzio svolgeva solo ruoli di vigilanza. Per cui, in fin dei conti, chi paga? I cittadini della provincia di Benevento. Il 13 aprile 2013 le autorità visitano il centro sportivo polifunzionale realizzato accanto alla discarica. Presenti in quella circostanza l'allora presidente della provincia Agnello Cimitile, Sandra Lonardo in qualità di consigliere regionale, Franco Damiano, oggi sindaco di Montesarchio, allora consigliere provinciale. In quella occasione Cimitile dichiarò: ora si apre la fase della programmazione e della gestione attenta ed oculata di queste strutture sportive polifunzionali. Vediamo nelle immagini, dopo 8 anni, quanto attenta ed oculata è stata la gestione del polo sportivo. Quello che apparentemente può sembrare solo uno spreco di denaro pubblico, in realtà era intenzionalmente un impedimento concreto all'espansione della discarica, oltre che a una cabina di sorveglianza, di controllo sulle operazioni relative al sito di Tre Ponti. Ed è qui
che c'è uno spaccato della storia della discarica che è molto interessante raccontare, anche dal punto di vista di chi si è dapprima schierato contro la realizzazione della stessa e poi di fronte all'inarrestabilità della progettazione del sito ha cercato, finché è stato possibile, limitare i danni. Abbiamo intervistato Stefano Cerracchio in rappresentanza del comitato Tufara Valle Unita, che ci ha raccontato le lotte intraprese da parte dei cittadini e i motivi per cui hanno fortemente voluto il polo sportivo adiacente. Il servizio è di Gemma Izzo. Corruzione ambientale, battaglie assennate, natura interrotta è ciò che si respira nell'area dell'ex discarica Tre Ponti di Montesarchio. Territorio segnato da vicissitudini sociali e politiche, scenario di chi si è schierato dalla parte della sicurezza pubblica, riuscendo ad evitare il peggio. A detta del comitato, il progetto iniziale prevedeva sorti addirittura peggiori per questo territorio. Il progetto iniziale della discarica Tre Ponti prevedeva un abbancamento di rifiuti per quasi 15 milioni di metri cubi ed era ancora estensibile ad oltre i 20.000 metri cubi. Capisce che sarebbe stata una cosa completamente insopportabile per un territorio così antropizzato, perché è vero che il sito forse era pure idoneo, però per arrivarci bisogna attraversare molte zone abitate, quindi l'andirivieni dei camion con fuoriuscita di percolato, con cattivo odore dei rifiuti, sarebbe stata una cosa impossibile per la cittadinanza. L'enorme carico di rifiuti previsto per far fronte all'emergenza ambientale sembrava presagire un imminente ampliamento della superficie della neodiscarica del comune beneventano. La mobilitazione in questo caso fu generale. L'unica soluzione? L'occupazione dei territori a rischio inquinamento. Ci siamo preoccupati che in seguito si sarebbe potuto allargare la discarica e quindi avevamo pensato di mettere delle opere fisse, ecco, appunto, per la riqualificazione di questo territorio, in modo che un poco vivendole si sarebbe stato il controllo, un altro poco non sarebbe stato più possibile allargarsi per quanto riguardava l'abbancamento dei rifiuti. È stata scelta la soluzione di creare questi impianti sportivi. In effetti ci sono due impianti da servire per il calcetto, una per il calcio e una struttura polivalente coperta in cui si possono fare decine di attività. Vicino all'area di cava in cui siamo ce n'è un'altra della stessa ampiezza. In quella sarebbe dovuto venire il secondo lotto funzionale, che prevedeva una struttura per anziani, una bocciofila, un percorso natura attrezzato per correre, per cose, e poi un anfiteatro naturale. La resistenza all'inquinamento ambientale si svolgeva ininterrottamente con ferma decisione da parte dei manifestanti che mai persero lo spirito di rivolta contro il diritto alla salute ambientale. Abbiamo bloccato diverse volte la strada, la ferrovia, eravamo come dire, in manifestazione permanente sulla via Appia, qua a Tre Ponti. Siamo stati sei mesi fissi. E nel frattempo che andavano avanti le discussioni e cose, comunque siamo stati disagevolmente per sei mesi sulla strada. Le proteste sono state serrate. Nulla fu possibile per evitare la formazione della discarica. Restano però eroici l'attenuazione del danno e il riguardo da parte di manifestanti come Stefano a rendere lo scarico dei rifiuti lontano dalla vita della città. Un fumo nero, quasi silenzioso, ma che offuscava la vista. Se ripenso alle privazioni, alle vicissitudini, cioè il discorso è durato due anni in cui noi abbiamo manifestato ininterrottamente di giorno e di notte, però purtroppo l'abbiamo dovuta subire, abbiamo cercato nel nostro piccolo nel più possibile di mantenerla ridimensionata in modo che, perché in quei sei mesi in cui è stato abbancato, sono stati abbancati i rifiuti, la cittadinanza ha sofferto tantissimo e per
per il fatto delle perdite di percolato e per il lezzo, per il passaggio degli automezzi. E in effetti noi nell'accordo di programma, proprio per questo, chiedemmo che tutto l'abbancamento fosse stato fatto dalla sera alla mattina e non di giorno, perché specialmente nelle ore più calde era una cosa proprio impossibile. Uno dei maggiori pericoli per la salute pubblica derivanti dalla discarica è rappresentato dal percolato. Il percolato è una sostanza altamente tossica che si forma quando l'acqua piovana entra a contatto con i rifiuti oppure dalla decomposizione dei rifiuti stessi. L'indice di tossicità del percolato dipende da vari fattori, tra cui il tipo di rifiuto che l'ha prodotto, la presenza di metalli e l'età della discarica. Nel caso di Tre Ponti vi lascio immaginare, con i teli che ricoprono meno della metà della superficie della discarica, quanto percolato possa formarsi ogni volta che piove. Quel percolato arriva attraverso un canale di scolo nell'adiacente torrente Lacciano, quindi nel fiume Tagliata, affluente del torrente Corvo, che sfocia a sua volta nel fiume Calore. Ed è così che la discarica contamina le nostre acque, le stesse che attraversano le terre in cui coltiviamo il nostro cibo. Abbiamo intitolato questa puntata La discarica della morte, che può sembrare un titolo eccessivo, ma i fatti di cui siamo a conoscenza dimostrano che espressione più indicata non esiste. Oltre all'impatto ecologico che stiamo subendo nella nostra quotidianità, con le ripercussioni dell'inquinamento ambientale che si riversa nella salute pubblica, tra le vicende più atroci che si aggirano attorno alla discarica possiamo contare ben 6 casi di persone che non ce l'hanno fatta ad affrontare il calvario. Ben 6 suicidi, 6 suicidi, ed è sempre delicato affrontare questo tema, perché non si può mai sapere cosa ha indotto le persone a compiere un gesto così estremo. Sta di fatto che non è facile sopportare anni di stipendi non pagati, promesse non mantenute e contentini che sono uno schiaffo alla dignità dell'uomo. Ed anche chi, nonostante le difficoltà, non si è arreso, anche chi nell'abbandono e nella disperazione non ha mai smesso di lottare, porta con sé ferite nell'orgoglio che francamente non merita nessuno di avere. Ora ascoltiamo Antonio, ex operaio della discarica, e lo ringraziamo di cuore per essersi aperto a noi, per aver messo a disposizione la sua esperienza per far luce sulle vergognose vicende che quella discarica prova a seppellire. Siamo andati a Chiusano San Domenico per intervistarlo ed abbiamo deciso di non apportare tagli alle sue parole, per lasciarvi vivere le stesse sensazioni che noi abbiamo vissuto ascoltandolo. È stata una situazione drammatica realmente per me, come pure per gli altri colleghi che ci ritrovavamo a lavorare su quel sito. Io purtroppo l'ho vissuta per 10 anni, questa situazione in quella discarica, ma in condizioni precarie, evidenziando anche con alcune denunce esposti sia da parte nostra come lavoratori sia da parte del nostro segretario generale nella persona di Enzo Guidotti, che fino ad oggi non abbiamo ottenuto nessun risultato. Le posso solo dire che quella è una discarica, secondo me, una discarica della morte, perché noi abbiamo portato avanti delle foto, delle sedute in prefettura, esposti al Comando Generale di Napoli dell'Ambiente, con la quale fino ad oggi risultati zero per quanto riguarda la questione, della gestione. E io dal 2010 che sono stato là, fino al ad aprile 2019, ti posso assicurare che fino ad oggi sono fermo con gli stipendi al 2014.
pur sacrificandoci, partendo da casa con i nostri, diciamo, le nostre distanze, sia le mie e degli altri colleghi e tutto il resto, eravamo, tra virgolette, diciamo, minacciati, quasi obbligati ad arrivare su questo sito, perché c'era diciamo, il servizio del prelevamento del pergolato, che purtroppo doveva essere effettuato per quello che abbiamo potuto fare, però diciamo le fuoriuscite di quello che si evidenzia in alcuni video, in alcune diciamo, interviste anche da parte di altre reti che sono giunte sul posto, servizi giornalistici, che fino ad oggi non abbiamo capito, cioè, di chi è la colpa o di chi doveva prendere provvedimenti in questo senso. Da dove percepisci questa forza nel continuare a lottare? Beh, la forza, diciamo, di lottare ci deve essere, perché la speranza è l'ultima a morire, come si suol dire, però le posso anche dire che purtroppo dispiace per alcuni nostri colleghi che per 6 persone di loro purtroppo non ce l'hanno fatta e si sono suicidate, e questa è una vergogna. Chi ha torto deve pagare, secondo me. Cioè, noi ci ritroviamo in un mare di sabbia, di sabbie mobili, che ci hanno costretto purtroppo a fare una vita poco dignitosa, sia con la famiglia sia con i figli, non essere, diciamo, pronti, disponibili al momento del bisogno. Le situazioni familiari si sono aggravate in questi anni, cioè, penso che un poco di coscienza, diciamo, uno se la deve passare la mano sulla coscienza, perché onestamente vivere senza stipendio e far fronte a delle spese per 10 anni ed andare con piccoli acconti non è onesto, secondo me. Questo è tutto, però io invito le istituzioni che hanno la documentazione in mano: come mai non si muove, perché si dorme? Io oggi mi ritrovo fuori da quel sito, perché nel 6 aprile del 2019 abbiamo accettato un progetto che si è inventato la Regione per tutti quanti noi, per un, diciamo, chiamiamolo stipendio, ma non è uno stipendio da fame a fine mese, con la quale non vi nascondo che comunque continuiamo a trovare problemi a fine mese, perché non sono puntuali, non sono precisi, anche se è minima l'emolumento che noi prendiamo, però alla fine non ti puoi fare fiducia, nel senso di dire vabbè, questi sono e mi regolo, no, scavalchiamo di 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, un ritardo di 1 mese, e sono soldi che sta, diciamo, pagando la Regione al momento, e con tutto ciò non ci arrivano puntuali. Prima ti sei posto una domanda: il perché di tutto questo, il perché si trova questo muro di gomma da parte dell'istituzione, da parte dei preposti? La domanda me la pongo, però senza trovare la risposta, perché io mi chiedo, io come tutti quanti gli altri, e noi dico, se l'istituzione c'è, se la legge c'è, la magistratura c'è, come mai non prende provvedimenti in questi casi? Cioè, con l'evidenza dei fatti, noi abbiamo fatto esposte a Santa Maria Capua Vetere alla procura, ma non abbiamo avuto risposte in merito. Cioè, passano gli anni, passa il tempo, ma nessuno ti pensa. La persona nella persona del commissario liquidatore, che io ritengo è una persona abbastanza sensibile, una persona che ha cercato di combattere pure lui sicuramente, con la quale non nascondo che qualche volta ha denunciato lui pubblicamente che ha a che fare praticamente con la magistratura che non l'appoggia. Allora io dico, perché se la legge deve essere uguale per tutti, perché non è uguale pure per noi? Io quello dico. Cioè, io mi ritrovo dal 2014 fermo con gli stipendi, senza busta paga, senza un CUD, più senza un reddito, senza niente. Cioè, io penso che non è vita praticamente. Cioè, veramente ci vuole la forza di andare avanti, perché la situazione pure familiare si aggrava. Io penso che quando inizia a mancare il pane quotidiano in famiglia, cioè non puoi vivere, non è più vita. Questo è stato un momento di crollo, ecco. Adesso abbiamo parlato della tua forza nel continuare a lottare, nel continuare ad avere sete di giustizia. C'è stato un momento di sconforto generale, un momento drammatico, familiare, che ti ha magari lasciato pensare per un momento di accantonare il tutto e anche di arrivare a un gesto che tanti colleghi poi hanno fatto?
Sì, questo qua è inutile nascondere, pure io ho avuto dei momenti di debolezza, però nello stesso tempo diciamo mi sono fatto forza perché per andare avanti, per non cercare di portare la famiglia in un baratro di problemi praticamente, però non è molto facile, cioè dirlo, spiegarlo, raccontarlo, così, però viverlo è tutta un'altra cosa, cioè proprio perché purtroppo noi là lavoravamo anche di domenica. Erano siti, come dicevano loro, siti sensibili che dovevano essere sorvegliati, vigilati. E quindi cioè, io mi ritrovo a circa 50 km di distanza, 50 ad andare, 50 a tornare, sono 100 km. Penso che per far fronte a fare un servizio, a svolgere un servizio, a mantenere diciamo, quello che è il tuo senso di responsabilità dove tu operi, ci stanno delle spese insomma praticamente. Però sicuramente hanno diciamo, intaccato pure la famiglia, mia moglie specialmente, perché siamo in una situazione un poco complicata, quindi questo è poco ma sicuro. Voci ufficiose che girano diciamo, nell'ambiente nostro, che praticamente si parla addirittura di smontare il nostro commissario liquidatore attuale, cosa che fa paura, perché oggi con i tempi che corrono noi andiamo a nominare un altro commissario, cosa che è già successa pure a Salerno 2, ce l'hanno saltato quello là, ma se succede una cosa del genere nella persona del commissario Ventriglia, cioè fa preoccupare ancora di più, quanto sarà lungo ancora questo calvario per noi? Io questo dico, cioè mettere in mano a un'altra persona una situazione nuova, passare una palla a un'altra persona e poi passerà del tempo, noi abbiamo la nostra età, io penso che secondo me non vediamo la luce in fondo al tunnel, poi speriamo bene, però penso che vanno, cioè, cercano proprio di spiazzarci, di portarci veramente alla disperazione e questo non va bene secondo me. La gravità della situazione relativa alla discarica Tre Ponti che abbiamo appena potuto constatare dalle parole di Antonio non è data solo dalle condizioni in cui versa la discarica oggi, ma anche dalla confusione istituzionale che orbita attorno alla gestione. Coinvolti nell'amministrazione del sito, oltre alla SAMT, l'ente provinciale che gestisce la discarica, sono tutti i comuni del Sannio che attraverso il pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti da parte dei cittadini, devono corrispondere alla SAMT delle somme di denaro destinate alla gestione del sito. Sorvolando per il momento su quella che potrebbe essere considerata un'ingiustizia di fondo, ovvero il fatto che a pagare i costi di gestione di una discarica di cui tutte le province campane hanno usufruito sia solo quella di Benevento. La confusione sorge però nel momento in cui i vari esponenti e organi preposti come Antonio Di Maria, presidente della provincia, Carmine Agostinelli, amministratore unico della SAMT, il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano, invece di mettere chiarezza, assumersi le proprie responsabilità ed affrontare una situazione oramai più che incresciosa, alimentano polemiche dando vita ad un inconcludente scarica barile. A una serie di dichiarazioni, di parole che mosse nel vento sembrano come ballare, danzare attorno alla discarica senza però mai sfiorarla. Entriamo allora nella sala da ballo che ha immaginato per noi Mattia Parrella. Se fossimo all'interno di una milonga, tra i fumi densi e dei sigari che si sollevano dai tavoli e la penombra generale, potremmo intravedere Di Maria ballare il tango con Agostinelli, rosa in bocca, che si rifiuta però di pagare un giro al bancone perché, dice, ho le tasche vuote. Lo sguardo polemico di Mastella, rivolto a Di Maria, sembrerebbe chiedergli perché hai dato quella rosa proprio a lui. Mentre al bancone potremmo trovare un Damiano indispettito alla vista delle bottiglie vuote, deluso di non poter soddisfare il proprio palato, dimenticando che il suo nome figura nella lista nera dei clienti che hanno diversi conti ancora da saldare. Il 25 febbraio 2021 il sindaco Damiano dichiara: «La discarica è uno scempio, una ferita aperta per Montesarchio, per la Valle Caudina e per l'intero Sannio.
Come comune abbiamo fatto tutto ciò che era nostro compito fare. È arrivato il momento di risolvere il problema affrontandolo con serietà. Il 28 febbraio 2021, Agostinelli, comune di Montesarchio inadempiente. Non può essere taciuto il fatto che l'amministrazione comunale capeggiata da Damiano non abbia ancora provveduto alla progettazione di bonifica del sito. Manca infatti ancora la consegna dei rapporti di prova sollecitati dai competenti uffici della Regione Campania. Per non parlare di un'altra inadempienza del comune, altrettanto grave, se non più grave, il mancato pagamento delle somme dovute alla SAMTE per la gestione dei siti dismessi. Il 1 marzo 2021 Di Maria dichiara: Damiano ingeneroso, dispensa giudizi e attribuisce responsabilità nei confronti di questa presidenza che, pur avendo ereditato impianti distrutti, sequestrati e una SAMTE in concordato, ha dichiarato disponibilità a protrarre la supplenza al sistema. È fissato un tavolo tecnico sul tema. Il sindaco di Montesarchio, se vorrà, saremo onorati di averlo presente ai lavori. Così, tra chi alza le mani dichiarandosi inerme, chi punta il dito attribuendo colpe, chi fa spallucce per dire che non può nulla, sembra di essere all'interno di una coreografia, di una danza organizzata attorno a una discarica che intanto sta lì, con i teli spaccati come la gonna di una ballerina di tango, a distribuire percolato nelle nostre acque e nelle nostre terre. Cambiando l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Così, se al vertice di questo triangolo sostituiamo la figura del sindaco Damiano con un altro sindaco, Clemente Mastella, ci imbattiamo in un altro bizzarro schema di posizioni, dove il presidente Di Maria, definito mastelliano dal sindaco di Benevento, evidenzia che la gestione della discarica è affidata alla SAMTE e cui amministratore Carmine Agostinelli lamenta di non poter fronteggiare i costi di manutenzione dell'impianto per via dei comuni morosi. I comuni contestano a Provincia e SAMTE che i prezzi imposti sono troppo alti e a sventolare più in alto di tutti questa bandiera di protesta nei confronti dei due uomini vicini a Mastella è proprio il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Nel servizio precedente si è parlato di un tavolo tecnico. Ebbene, l'incontro c'è stato, diverse personalità, rappresentanti delle istituzioni interessate alla discarica si sono riunite alla Rocca dei Rettori a Benevento e noi siamo stati lì per cercare di capire chi ha partecipato a questo tavolo, ma soprattutto che cosa hanno detto l'inviata a Benevento, Gemma Izzo. Ci troviamo a Benevento presso la Rocca dei Rettori, dove si è appena tenuto un incontro per la gestione del ciclo dei rifiuti nel Sannio, allargato anche al sindaco di Montesarchio Franco Damiano, coordinato dal presidente della provincia di Benevento Antonio Di Maria. Hanno partecipato tra gli altri il rappresentante dell'assessore all'ambiente della Regione Campania, il presidente dell'organismo di liquidazione della SAMTE e i rappresentanti di Confindustria. Al termine di un confronto, definito proficuo dal sindaco di Montesarchio, si è appreso che proseguirà nei prossimi giorni la redazione del piano industriale di gestione del ciclo dei rifiuti nel Sannio per far tornare finalmente sostenibile l'emergenza ambientale. Per quanto riguarda invece il sito di Tre Ponti di Montesarchio, si è appreso che è ormai prossima la gestione dell'enorme quantità di rifiuti provenienti da altre province e che dunque sarà possibile avviare la fase di bonifica dell'area. Il presidente Di Maria, al termine dell'incontro, ha auspicato un lavoro di cooperazione tra ciascun ente competente che possa rendere fattiva la ripartenza del ciclo dei rifiuti nel Sannio. Ora ascoltiamo l'onorevole Pasquale Maione, da sempre impegnato sul tema. Con lui, oltre a soffermarci sulle responsabilità e sulle cause che ci hanno portato a questa situazione catastrofica, sottolineiamo quali possono essere le possibili soluzioni per affrontare oggi il problema. Nel 2015 noi abbiamo fatto un esposto specifico in cui denunciavamo sia le condizioni che sono peggiorate,
sia le condizioni della discarica in sé, ma anche le condizioni in cui erano obbligati a lavorare i dipendenti che operano all'interno della discarica. Quando è il momento delle responsabilità vengono come sempre rimpallate, il comune rimpalla la provincia rimpalla la regione rimpalla al lato, insomma si gioca questo gioco per vedere di chi debba essere questa responsabilità. Io voglio fare un ragionamento che va un po' oltre, la responsabilità in questo momento c'è un procedimento presso la Procura di Benevento, quindi di conseguenza le accerterà chi è deputato a fare ciò. La politica adesso deve trovare delle soluzioni. Qui deve venire l'assessore Bonavitacola, perché la regione ha la competenza in materia di rifiuti, quindi è la regione che deve intervenire, deve venire qui, deve assumersi delle responsabilità, deve mettere sul piatto dei soldi che vadano extra budget, perché se ancora aspettiamo che la Samte o l'Ato o via dicendo operino in funzione dei soldi che devono arrivare dai comuni che non pagano, quindi anche i sindaci hanno le loro responsabilità perché non pagano le quote che devono a questa società, allora a questo punto ci vuole un intervento della regione ad hoc per fare, per mettere in sicurezza quello che noi vediamo qua dietro, perché quello che noi vediamo qua dietro è una bomba ecologica a tutti gli effetti, con tutti questi teli divelti, significa che ogni qualvolta piove quell'acqua entra nuovamente all'interno della discarica, forma altro percolato, questo percolato si accumula, la provincia dice che provvede a fare il recupero del percolato. Se si vuole essere concreti bisogna che ci sia un tavolo a cui io ho dato la piena disponibilità per quello che mi compete, purtroppo non è una competenza nostra ma è una competenza della regione, in cui si deve discutere che cosa fare per mettere in sicurezza questa discarica, ma non discutere, cioè portare i fatti, cioè la regione deve venire qui dicendo noi siamo disposti a mettere tot per questa discarica, è l'unico modo per uscire da questa impasse, altri modi non ce ne sono. Poi, se il presidente della provincia, se il sindaco di Montesarchio, se tutta quanta, insomma, se l'Ato, la Samte vogliono fare le passeggiate ecologiche alle discariche, benissimo. Beh, contenti per loro, però a questo punto qua di ecologico c'è solo la bomba, quindi che le istituzioni competenti si assumino l'onere di metterci risorse aggiuntive per mettere in sicurezza queste discariche. Quindi io invito ancora una volta che in questa discarica venga, e ci sarò anche io se vogliono invitarmi, l'assessore Bonavitacola per prendere visione di quello che è lo scempio che sta qua dietro. Da rappresentante delle istituzioni, quindi da parlamentare, di fronte a noi abbiamo il fallimento delle istituzioni? Sicuramente le istituzioni in questo frangente non hanno lavorato bene, perché qui siamo, alle mie spalle c'è la discarica, poi ci sono tutti quanti le opere compensatorie che sono state fatte, che sono completamente abbandonate. È chiaro che sicuramente il periodo dell'emergenza dei rifiuti in Campania è stato un periodo nefasto per tutta la regione e ne paghiamo ancora il prezzo. Quindi sicuramente le istituzioni all'epoca non hanno funzionato, però la cosa più grave è che le istituzioni ancora non fanno nulla per riprendere in qualche modo credibilità rispetto ai cittadini che chiedono un intervento. Quindi non è un vezzo, non è una denuncia, non è la volontà del Movimento 5 Stelle di questioni ideologiche, è un problema di salute pubblica. Questa discarica, ogni qualvolta il percolato da questa discarica arriva fino al ruscello che sta qua sotto, da quel ruscello entra nei fiumi più grandi, entra in circolo all'interno dell'ambiente e quello poi significa malattie. Io voglio anche spezzare una lancia, tra virgolette, le istituzioni locali, perché è la regione che deve intervenire. Durante la campagna elettorale tutti i sindaci della provincia di Benevento hanno appoggiato De Luca dicendo che avrebbe fatto grandi cose per la nostra provincia. Adesso è il momento in cui questi sindaci vanno lì, anche il sindaco di Montesarchio ha appoggiato il presidente Lu, vanno lì, bussano alla porta del presidente della regione e dico: presidente, servono 2, 3, 4, 5 milioni, 10 milioni extra bonus per mettere in sicurezza quella discarica. Come abbiamo visto, la situazione pertinente alla discarica è catastrofica e ci riguarda tutti, ma oggi vogliamo rivolgere il nostro pensiero a chi è stato colpito più nel profondo. Dedichiamo questa puntata a chi ha perso la vita, ai loro familiari, a chi ha lottato e continua a lottare sul territorio, per il territorio. Dedichiamo questa puntata a Carlo Izzo per il suo prezioso contributo nella raccolta del materiale, a lui e al suo gruppo per la dedizione alla causa. Dedichiamo questa puntata ad Antonio e a tutti i lavoratori che a testa alta continuano ad affrontare le ingiustizie che hanno subito. Lo facciamo attraverso un testo poetico scritto dalla nostra Alessia Mainolfi. Siamo tutti figli della terra e tra chi la deturpa, chi calpesta indifferente i suoi frutti, si manifestano degli eroi che a spada tratta la difendono con ostinazione. Giace silente il seme della vita, nella terra umida, feconda, calpestata dalla marcia ostile ed accanita di un'umanità dall'anima torbida e ammalata.
L'inferno, all'anima impietrita dell'uomo folle che ha abusato di madre natura ormai ferita dall'ennesimo rifiuto abbandonato. Un materasso giace su di un prato, proprio lì dove un fiore in primavera aveva sfidato la terra ed era nato. Gesto eroico, oggi utopica chimera. Gomme di ruote sull'asfalto, oggetti di un tempo ormai passato, si fondono col cielo blu cobalto e con lo sguardo di un dio feroce, arrabbiato. Dalla terra sgorga veleno di cianuro, liquido putrido, che diviene nutrimento di un corpo giovane e immaturo. La morte sopraggiunge senza avvertimento. Dal coro intonato dell'indifferenza si innalzano eppure le voci del tormento di chi sceglie la strada della penitenza, dichiarando guerra sanguinosa all'inquinamento. Afferrano gli scudi i figli della terra, partorendo pensieri di ribellione e muovono incauti verso la guerra contro gli artefici di tale aberrazione. Si spogliano del tempo della loro vita ed instancabili rincorrono la meta di una lotta esanime che pare infinita e di una vittoria che sembra sempre incompleta. Impavidi, ma esausti, volgono il pensiero a ritroso lungo il sentiero di una battaglia. Han perso unghie, denti, ma non lo sguardo fiero. Rialzano la testa, hanno al collo una medaglia. Permettetemi di ringraziare ulteriormente delle persone per il contributo costante che danno alla nostra trasmissione. Il caso di Gianfranco e Antonio Marchese, che mettono insieme i pezzi di ogni nostra puntata. Noi raccontiamo, denunciamo, riportiamo fatti per il disperato bisogno di farlo ed il loro contributo è indispensabile. Prima di lasciarci vorrei riprendere le immagini delle rivolte e delle manifestazioni compiute dai cittadini caudini prima che la discarica venisse realizzata. Le abbiamo recuperate dall'archivio di uno di loro, Gianni Luciano, e testimoniano come in quella occasione l'intera Valle Caudina abbia dimostrato unione e profondo senso di appartenenza nella tutela del territorio. In forma di protesta in quella circostanza anche le scuole scesero in strada. Ecco, oggi abbiamo bisogno di quella stessa coscienza civica, di essere uniti e partecipi come allora e mantenere alta l'attenzione attorno allo scempio della discarica. La voce alta della collettività rappresenta il maggior sollecito che le istituzioni possano avere. Quando le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti prima di loro sulle questioni ambientali, potranno arrivare alla conclusione che questi non sapevano. Ecco, accertiamoci di non passare alla storia come la generazione che sapeva ma non si è preoccupata. Grazie a tutti per l'attenzione. Buonanotte.